Il barboncino Toy è uno dei tipi di cani più popolari, apprezzati e amati al mondo. Secondo la Federazione Cinofila Internazionale, i barboncini vengono classificati in quattro varietà, a seconda delle dimensioni: Toy, Nano, Medio Standard e Grande. In questo video parleremo del più piccolo di tutti, il Toy. Cominciamo? Il barboncino è uno stretto discendente del barbet, una razza di origine africana che giunse nella penisola iberica e venne incrociata con i cani d'acqua portoghesi. Successivamente, entrambe le razze si separarono, grazie agli sforzi degli allevatori, che volevano creare un cane da riporto per le prede uccise in acqua durante la caccia. Si pensa che il nome derivi dal francese, dove erano conosciuti come caniche, che è la femmina dell'anatra. Grazie al loro carattere socievole, estremamente fedele e positivo, i barboncini cessarono di essere dei cani da caccia per diventare animali domestici e già nella Francia del XV secolo iniziarono a venir considerati la razza nazionale. Da quel momento in poi, gli allevatori cercarono di ottenere un mantello colorato, uniforme, evitando macchie e altre pezzature indesiderate. Nel 1922 fu fondato a Parigi il Poodle Club e pochi anni dopo, nel 1936, la Federazione Cinofila Internazionale stabilì lo standard ufficiale di razza, anche se non fu fino al 1984 che venne stabilito. I barboncini Toy sono cani di piccola taglia, misurano tra i 24 e i 28 cm al garrese e il peso dovrebbe aggirarsi sui 2 e 2,5 kg. Ci sono due tipi di barboncino e si distinguono per il tipo di pelo: quelli con il pelo arricciato e mosso, con mantello folto e abbondante, o quelli con il pelo molto fino, morbido e lanoso, altrettanto abbondante. Il colore del mantello può essere marrone, nero, grigio, arancione, rossastro o bianco, ma sempre monocromatico e uniforme. I barboncini Toy sono come il resto dei barboncini, cani attivi, obbedienti e intelligenti, fattori che lo rendono una razza facile da addestrare ed educare. Parliamo anche di una razza particolarmente socievole. In effetti, la solitudine eccessiva e ripetuta può far sì che questo cane manifesti comportamenti indesiderati, come la distruttività, lo stress o che abbai molto. È ideale per famiglie con bambini, grazie al suo carattere ed energia. È il compagno ideale per i piccoli di casa. È anche in grado di socializzare molto bene con altri animali domestici e persone anziane, purché sia socializzato con tutti durante la fase di cucciolo. A causa delle caratteristiche del pelo, il barboncino deve essere spazzolato quotidianamente. In questo modo eviteremo la formazione di nodi, accumulo di sporco e peli in eccesso. Per quanto riguarda il bagno, è consigliabile farglielo una volta al mese. Non dimentichiamo inoltre l'igiene degli occhi, delle orecchie, dei denti o delle unghie come parte delle cure di base. Un altro aspetto importante sarà la stimolazione fisica e mentale, poiché stiamo parlando di un cane fisicamente molto attivo con una mente sveglia, che richiede un tutor in grado di fornirgli un'attività superiore rispetto ad altri cani. Dovremo portarlo fuori almeno 3 o 4 volte al giorno, oltre a farlo giocare molto o fargli praticare qualche sport canino. Anche l'arricchimento ambientale a casa ci potrà aiutare. Infine, non dobbiamo dimenticare l'importanza dell'alimentazione, che influirà sulla qualità del pelo e sulla salute generale dell'animale. Da adulti questi cani possono essere riservati nei confronti degli estranei, per cui è importante farli socializzare da cuccioli. La fase più importante sarà il periodo di socializzazione, che inizia 3 settimane e termina circa 3 mesi di vita, in cui il cucciolo deve imparare a relazionarsi con tutti i tipi di individui, nonché a conoscere ambienti diversi. Naturalmente a condizione che tu l'abbia vaccinato, altrimenti il nostro cane potrebbe avere problemi di socializzazione in futuro, come paura o aggressività. Nel caso in cui non riuscissi a socializzarlo da solo, dovrai rivolgerti ad un educatore canino affinché ti aiuti. Nella fase da cucciolo gli insegneremo anche a fare la pipì sul giornale, a inibire il morso e inizieremo a giocare per iniziare a stimolare la sua mente. Quando avrà tutti i vaccini potremo portarlo fuori e gli insegneremo a camminare, a urinare in strada e inizieremo con gli esercizi di educazione e gli ordini di obbedienza di base, che includono sedersi, fermarsi o venire verso di noi. Sono essenziali per la sua sicurezza e per una buona comunicazione con noi. I barboncini hanno alcune patologie associate alla genetica della razza, quindi la maggior parte di quelle che menzioneremo sono di origine ereditaria. Alcuni di questi problemi colpiscono la vista, come l'entropio, la cataratta, il glaucoma o l'atrofia progressiva della retina. Possono anche avere ipotiroidismo, che colpisce gli ormoni tiroidei, epilessia o otite. Per evitare queste otiti, si consiglia di pulire le orecchie seguendo una serie di linee guida, come farlo con detergenti adeguati o assicurarsi che dopo averle lavate siano asciutte. Questi cani possono anche sviluppare malattie che influenzano la salute della pelle,
come funghi, allergie o piedermite. Per prevenire e o rilevare alcuni di questi problemi di salute, sarà importante rivolgersi al veterinario ogni 6 o 12 mesi, poiché una regolare supervisione della specialista ci aiuterà a identificare tempestivamente qualsiasi anomalia. Dovremo anche seguire rigorosamente il programma di vaccinazione per i cani o il calendario della sverminazione. Ed eccoci giunti anche alla fine del video di oggi. Non è una razza meravigliosa? Se ti è piaciuto il contenuto di questo video e vuoi saperne di più sul mondo animale, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al canale. Alla prossima!